Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al TG Cronache. Allora, cominciamo raccontandovi un'altra faccia drammatica della vicenda migranti, quello che accade troppo spesso sul nostro territorio, lo sfruttamento, il caporalato. L'ultima storia arriva dalla provincia di Cosenza. Gli ospiti migranti di un centro di accoglienza, anzi di due centri di accoglienza, venivano mandati a lavorare nei campi per paghe davvero misere, e non soltanto questo, ma i gestori del centro poi falsificavano i fogli presenza per intascare i rimborsi dello Stato. La Procura di Cosenza ha eseguito 14 arresti, si è complimentato con la Procura il Ministro dell'Interno Minniti, che ha detto nei prossimi giorni partirà un piano di ispezioni proprio nei centri di accoglienza. Iniziamo. Sono le immagini di una brutta storia, storia di schiavismo e caporalato in Italia. Lavorare inginocchiati per 10 ore in mezzo ai campi a raccogliere fragole, patate, zucchine o pomodori, a metterli nelle cassette per una manciata di soldi, 2 euro all'ora. A chi era lento, al lavoro, a chi si fermava per riposare, giù botte, minacce, schiaffi e calci. È successo nella Sile, in Calabria, provincia di Cosenza. Gli schiavi in questione sono migranti, senegalesi, nigeriani, somali, tutti richiedenti asilo, in attesa dello status di rifugiati, arrivati in Italia dopo un lungo viaggio nei deserti africani, l'approdo in Libia e poi la traversata nel Mediterraneo. Ospitati nei due centri di accoglienza di Camigliatello Silano, provincia di Cosenza, venivano prelevati alle 6 di ogni mattina, infilati in un pulmino e portati a lavorare in campagna. Alcuni erano messi a fare i pastori. Alla sera, al tramonto, venivano riportati al centro. A rendere tutto più grave, se le accuse della Procura di Cosenza si dimostreranno valide, la complicità in questa rete di sfruttamento del presidente e di due responsabili di uno dei centri di accoglienza, in combutta con i proprietari delle aziende agricole, avrebbero reclutato uno a uno i rifugiati ospiti della struttura per farli lavorare in nero. Oltre allo sfruttamento, poi c'è la truffa. Mentre i migranti erano al lavoro, i responsabili del centro falsificavano i fogli presenza per intascare dallo Stato il rimborso riconosciuto per le spese di mantenimento dei migranti, 35 euro a persona. Stamattina il blitz, 14 misure cautelari, 2 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari, 8 obblighi di dimora. I reati: abuso d'ufficio, tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e, per la prima volta, contestato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto con la nuova legge contro il caporalato approvata nel novembre dello scorso anno. In questo caso la vicenda purtroppo finisce per toccare soggetti ancora più deboli, che sono i migranti ospiti dei centri di accoglienza. Persone che non possono dire no, perché sono persone deboli, perché sono persone che dipendono in tutto e per tutto da chi dovrebbe organizzare la loro residenza, da chi si paga dallo Stato per organizzare la loro residenza, e invece li ha sfruttati per farli lavorare in condizioni non umane. Le indagini sono iniziate nel settembre scorso in seguito alla denuncia di un migrante che non sopportava più quelle condizioni bestiali. Mesi di pedinamenti e riprese video da parte dei carabinieri fino all'operazione di oggi, che con un filo di amara ironia è stata denominata Operazione Accoglienza. Un'altra indagine, questa volta siamo a Brindisi, altri arresti, 5 arresti, 5 dipendenti del Enel di Brindisi sono stati arrestati. L'accusa per loro è corruzione, al centro c'è un giro di appalti dati ad aziende amiche in cambio di tangenti. A denunciare un imprenditore è l'Enel stessa, che poi ha avviato un'indagine interna. 4 funzionari, e l'ha detto alle relazioni esterne della centrale Enel di Brindisi, coinvolti in un presunto giro di appalti truccati. Sono stati arrestati questa mattina per un presunto giro di tangenti nell'assegnazione di appalti per lavori da eseguire all'interno della centrale gestita dalla società elettrica. Uno di loro è finito in carcere, si tratta del responsabile delle relazioni esterne, che secondo la procura avrebbe ricevuto tangenti per circa 230.000 euro. Sono ai domiciliari invece gli altri 4 funzionari. Il reato contestato è quello di corruzione continuata.
attenuata, essendo la loro funzione equiparata a quella dei pubblici ufficiali. E invece indagato a piede libero un imprenditore di Monteroni in provincia di Lecce, coinvolto nel presunto sistema di tangenti dal 2010. Tutto è cominciato proprio grazie alla denuncia dell'imprenditore fatta nel novembre del 2016 alla procura di Lecce. L'uomo cercò in questa maniera un po' ambigua di sbloccare lo stato di avanzamento dei lavori che aveva in corso con Enel, scrivendo anche una lettera all'amministratore, ma la lettera non ha prodotto alcun effetto utile per l'imprenditore, anzi l'Enel da quel momento ha deciso di interrompere i rapporti con lui e ha avviato un'indagine interna per capire se ci fossero delle anomalie nelle gare d'appalti nella centrale di Brindisi. Le indagini degli inquirenti sono partite a gennaio grazie anche alla denuncia della stessa Enel, che al termine dei controlli interni ha reso pubblica una nota nella quale ha precisato che è stato costantemente fornito alla procura ogni elemento utile per fare chiarezza sull'intera vicenda. L'azienda, prosegue la dichiarazione, ha adottato provvedimenti disciplinari, compreso un licenziamento nei confronti dei dipendenti per i quali erano stati individuati elementi di responsabilità penale. Un atteggiamento collaborativo di cui si è complimentato anche il procuratore capo di Brindisi, che ha anche aggiunto che in base alle indagini ancora in corso anche altri funzionari potrebbero essere coinvolti in questo giro di tangenti. Gli inquirenti hanno contestato i quattro fermati anche di aver favorito un'impresa amica nell'aggiudicazione di più gare d'appalto, di aver attestato falsi stati di avanzamento dei lavori e liquidato fatture per lavori mai eseguiti omettendo di fare controlli e verifiche. Le Fiamme Gialle hanno eseguito anche un sequestro preventivo di 230.000 euro nei confronti degli indagati. E adesso vi facciamo vedere le immagini che arrivano da Pomezia. Sono immagini girate dai vigili del fuoco che lavorano da questa mattina per spegnere un incendio. Ecco, le vedete, scoppiato in un'azienda che si occupa di stoccaggio, rifiuti e lavorazione della plastica. Secondo le prime informazioni, ad andare a fuoco alcune balle compresse di materiale plastico, da accertare ancora le cause, ma la colonna di fumo nero che state anche vedendo in queste immagini sta creando non pochi disagi alle strade, alle case. Il sindaco ha poco fa diramato una ordinanza per far evacuare scuole e abitazioni nel raggio di 100 metri, chiedendo ai cittadini di rimanere chiusi in casa, e proprio poco fa anche i vigili del fuoco hanno detto di tenere chiuse le finestre. E adesso una vicenda: 6 mesi fa a Canegrate, siamo in provincia di Milano, un omicidio brutale, un'esecuzione, due fratelli albanesi uccisi. Si era già capito che si trattava di un regolamento di conti, adesso è più chiaro, si tratta proprio di una faida per la spartizione del controllo della droga sul territorio, e questa mattina gli arresti, 5 persone, anche loro albanesi. Sono trascorsi neanche 6 mesi da quel duplice omicidio che la sera del 10 novembre del 2016 aveva scosso la cittadina di Canegrate, piccolo comune a nord di Milano. Prima l'esecuzione con 2 colpi di pistola, poi gli spari durante un inseguimento e lo schianto contro le macchine parcheggiate dell'auto ormai crivellata da una decina di colpi. L'obiettivo: le 2 persone a bordo, 2 cugini albanesi di 29 e 36 anni con precedenti per spaccio. Gli autori e i mandanti di quell'agguato sono stati arrestati su ordine del giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio. Sono 4 uomini di nazionalità albanese tra i 25 e i 39 anni, 3 di loro sono fratelli. Una persona è ancora ricercata in Albania, per tutti l'accusa di omicidio premeditato. È finita la loro fuga, erano scappati subito dopo quella sera, rifugiandosi in diverse città del nord e del centro Italia. Sono stati rintracciati e catturati ad Altopascio, in Lucchesia, a Zagarolo, in provincia di Roma, e a Lier, in Belgio. Scappavano non solo per evitare l'arresto, ma soprattutto per sottrarsi alla vendetta dei familiari delle vittime, che avrebbero applicato la lettera al Canun, la legge non scritta e ancora in uso nel nord dell'Albania, un codice tramandato oralmente sin dal Medioevo e così radicato in alcune aree montuose da sostituirsi alla legge dello Stato. La cosa nuova che è emersa per il territorio dell'Alto Milanese è l'esistenza del codice Canun, di cui in questa zona poco si sapeva. Non è un codice criminale, nel senso che regola per le regioni nord dell'Albania tutti i rapporti familiari, di parola data, di ospitalità, i rapporti commerciali, il matrimonio, la condizione della donna,
e purtroppo la vendetta. Dal trascorso criminale delle vittime era stato subito chiaro per i carabinieri che dietro a quell'esecuzione c'era un regolamento di conti tra gruppi criminali rivali sul mercato dello spaccio della droga, che nel milanese viene gestito soprattutto da organizzazioni albanesi. Un'altra vicenda che riguarda lo spaccio di droga. 9 persone sono state arrestate dalla polizia di Milano perché gestivano, pensate, un'attività di spaccio a domicilio. La banda riceveva le telefonate dei clienti sul cellulare, poi faceva le consegne a domicilio in bicicletta nella zona di San Siro a Milano, proprio come avviene per il cibo. Le telefonate ricevute potevano essere anche 100 al giorno. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 3 kg di cocaina e 1 kg di eroina. E adesso è stato raggiunto l'accordo tra governo e enti locali per un pacchetto di norme che regolano il gioco d'azzardo. Entro giugno ci sarà il decreto, ma le associazioni contro la ludopatia sono molto critiche. Distanze di sicurezza delle sale gioco da luoghi frequentati da soggetti fragili, limiti temporali, identificazione di chi gioca e tante slot in meno. Passa da questi punti l'accordo tra governo ed enti locali su un pacchetto di norme per regolare il gioco d'azzardo. L'intesa è stata trovata, settimana prossima dovrebbero essere definiti i dettagli e entro giugno sarà varato il decreto. Tutti soddisfatti? Non proprio. Oltre al disappunto delle aziende di new slot che vedono colpito il loro business, sono soprattutto le associazioni che da anni si battono contro la ludopatia a trovare le misure ancora insufficienti e firmano un appello per chiedere a comuni e regioni di non sottoscrivere l'accordo. Vediamo nel dettaglio. Saranno gli enti locali ad applicare distanze di sicurezza dei punti gioco da scuole, centri sportivi e di aggregazione, dai CERT per la cura dei tossicodipendenti. E questo è uno dei punti più contestati dalle associazioni. 150 metri, dicono, non bastano e poi devono poter essere i primi cittadini che conoscono le comunità a dire quali luoghi siano davvero sensibili. Perché un campo da calcio sì e un parco no? A rischio anche i centri anziani, non pochi tra loro si giocano la pensione alle macchinette. Anche gli orari saranno controllati, come già sta avvenendo in molti comuni. Si potrà accedere alle slot solo in certe fasce orarie, ma comunque il divieto di gioco non può superare le 6 ore quotidiane. Si potrà giocare solo nei luoghi certificati, dove chi entra sarà identificato tramite il tesserino sanitario regionale. Inoltre gli addetti alle sale dovranno fare formazione specifica sull'approccio di contrasto al gioco d'azzardo e avranno l'obbligo di segnalare ai servizi sociali quanti alle macchinette spendono la gran parte delle loro risorse. Il numero delle slot subirà un drastico taglio, i 98.600 punti abilitati censiti saranno ridotti del 35%. Il governo proporrà al Parlamento di anticipare al 31 dicembre questo taglio. In un anno 142.000 slot spariranno da ristoranti, circoli privati ed esercizi commerciali e dentro 3 anni anche da tutti i bar senza certificazione. Le giocate e le vincite dovranno essere completamente tracciabili e i locali dotati di videosorveglianza interna. I firmatari dell'appello lamentano una grave lacuna. Nell'accordo non rientra la pubblicità del gioco d'azzardo. Le associazioni chiedono anche più dati sui flussi di denaro buttati ogni anno nell'azzardo. Non vengono aggiornati, dicono le associazioni, dal 2012. Allora è tutto anche per oggi, adesso vi lascio a Tiziana Panella il suo Tagadà, il TG Cronache torna come sempre domani dopo il TG delle 13.30, buona giornata.